Quante volte ci siamo sentiti ripetere dai nostri nonni Modena è costruita sull'acqua? Il progetto di studio Quando a Modena c'erano i canali, condotto dalla classe seconda C del Liceo Classico e Linguistico Muratori San Carlo di Modena, coordinato dalla professoressa Marta Soli, intende proprio riportare alla luce l'importante rete di canali, ora per la massima parte coperti, che percorre il sottosuolo di Modena. Rete di cui vi è traccia nella toponomastica. Canal Grande, Canal Chiaro, Canalino, Modonella sono ora i nomi di vie del centro cittadino sotto le quali scorrono i canali che confluiscono poi nel Naviglio. Modena era però ricca anche di acque e di sorgenti buone e potabili. Modena, terra d'acqua e di canali, ora coperti. Chi sa individuare dove un tempo scorrevano corsi d'acqua e ora scorrono frequentatissime arterie cittadine? Al termine vedremo le soluzioni. C'era una volta. Modena d'una volta. Modena sorge in una zona ricca di acque. Ad ovest a est ci sono due fiumi a carattere torrentizio, Secchi e Panaro, mentre a sud ci sono i Padugli, ovvero una vasta zona paludosa. I due fiumi rappresentarono anche un elemento di difesa, mentre la palude era riserva di pesca e fonte primaria delle acque. Modena è attraversata dal Canal Chiaro e da un canale detto Modonella, derivati da questa palude. Dal Secchi invece derivava il canale di Modena, che si divide in due rami nei pressi di Corlo. Il Canal Grande invece deriva dal Panaro, poco sotto Vignola. L'ingresso in città è situato presso via Saragozza. Tutti questi canali confluiscono in un unico corso d'acqua, che dal Palazzo Ducale in poi prende il nome di Naviglio. Lasciata la città, il Naviglio attraversa Bastiglia e raggiunto Pomporto si congiunge al fiume Panaro. Prima che Modena diventasse capitale, quasi tutti i canali erano stati tombati, ovvero chiusi, ma ne era rimasto a cielo aperto uno, il canale della Cerca, tombato soltanto nel 1723 per ragioni igieniche. La Fontana dei Graziosi, situata in Largo Garibaldi, prende il nome dall'omonimo scultore Giuseppe Graziosi. Fu inaugurata nel 1938. In essa vi sono rappresentati i fiumi principali della nostra provincia, ossia Secchi e Panaro. Il fiume Panaro nasce dal Corno alle Scale. Nella statua viene rappresentato come un giovane vigoroso. Il fiume Secchia è rappresentato come un'entità femminile, simbolo di fertilità. La Secchia nasce dall'Alpe di Succiso, tra Reggio Emilia e Massa Carrara. Simbolo della lotta tra Modena e la confinante Bologna è una semplice secchia di legno, rapita da un pozzo da parte dei modenesi in guerra contro i bolognesi. È tuttora conservata in una sala del municipio di Modena. I colori caratteristici dello stemma del comune di Modena sono il giallo e il blu. Esso è costituito da uno scudo crociato, un ramo di alloro e uno di quercia, e anche da due trivelle. Alfonso d'Este, duca di Modena, Ferrara e Reggio, adotterà il motto Avia Pervia, cioè l'inaccessibile diventa accessibile, descrivendo la dedizione che i modenesi avevano nel far arrivare l'acqua dal sottosuolo alla superficie. Il sottosuolo era infatti ricco di falde acquifere. Con l'aiuto delle trivelle, scavando circa per 10 metri, era possibile trovare acqua potabile. Qui sono descritti i cambiamenti dello stemma di Modena nell'arco della storia. Ho potuto apprendere la storia del governo delle acque nel nostro territorio modenese e delle magistrature proposte a questo scopo attraverso le lezioni del dottor Riccardo Pallotti, funzionario dell'Archivio di Stato di Modena. Abbiamo potuto visionare mappe antiche conservate nell'Archivio di Stato di Modena e nell'Archivio Storico Comunale di Modena, e di queste ci ha colpito particolarmente la loro bellezza grafica. Il frontespizio della mappa di Giovan Battista Boccabadati, realizzato nell'anno 1687 e conservato nell'Archivio Storico di Modena, rappresenta il Panaro e la Secchia che buttano acqua da est e da ovest, fertilizzando la nostra pianura. Uno dei più antichi disegni è quello di Fra Teofilo, risalente alla seconda metà del 500. Ma la pianta più completa venne compiuta solo nel 1684 dall'ingegnere Boccabadati, che in questa carta, conservata all'Archivio Storico Comunale, rappresenta anche i percorsi sotterranei di tutti i canali modenesi. Confrontando le carte antiche con quelle attuali, vediamo che i percorsi dei canali non sono cambiati, ma quello che è decisamente cambiato è l'aspetto che essi conferivano alla città. Infatti, tra il 500 e il 700 vennero quasi tutti coperti tranne il Naviglio, che venne coperto nel 1858 per esigenze di salubrità e abbellimento lungo l'attuale Corso Vittorio Emanuele. Possiamo vedere in successione le mappe del Vandelli e del Carandini. Abbiamo avuto il privilegio di studiare gli statuti della città di Modena laddove sono conservati gli originali, nell'Archivio Storico Comunale di Modena, sotto la guida dell'archivista dottor Giuseppe Bertoni. Per statuto si intende un documento contenente una serie di regole giuridiche che disciplinavano molteplici aspetti della vita quotidiana, in ambito pubblico come quello privato. Essi fanno parte di quelle autonomie concesse dall'imperatore Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza del 1183. Ci furono varie edizioni degli statuti comunali modenesi, tra cui quelli del 300 e del 400, di cui riprodurremo gli splendidi frontespizi miniati. Parlando degli statuti
Civitatis Mutine, questa è la pagina iniziale degli Statuti Comunali di Modena del 1327, in cui si evidenziano in alto due grandi splendide immagini che raffigurano in modo simbolico i due poteri, quello civile, la grande aquila imperiale in colore scuro, e quello religioso, l'effigie di destra con San Geminiano a cavallo su Gualdrappa, dai colori giallo-oro e blu, presenti anche negli stemmi della città. Il comune di Modena riassumeva così i buoni rapporti che doveva tenere sia con l'autorità religiosa sia con quella imperiale. Dopo la pace di Costanza del 1183, l'impero aveva concesso dell'autonomia ad alcuni comuni, tra cui quello di battere moneta e di poter emanare gli statuti comunali. Qui, invece, abbiamo il frontespizio degli statuti del 1420. Anche in questa stupenda immagine vediamo raffigurati i simboli dell'autorità religiosa insieme a quella civile, nella duplice veste dell'autorità imperiale e di quella civica, con lo scudo crociato, simbolo del comune di Modena. Da notare, inoltre, che nello scudo mancano ancora le trivelle, aggiunte a partire dal 1500. Infine, questo invece è il frontespizio degli statuti della città di Modena del 1575, che intendono esaltare la fertilità del nostro territorio proprio per la sua abbondanza di acqua. Al centro ci sono due sfingi che evocano pulenza e fecondità. Ai quattro lati gli emblemi dei quattro evangelisti. L'immagine però nel suo complesso pare richiamare una mitica età dell'oro con una ristabilita pace sociale. Il timbro novecentesco lavori pubblici rimarca il valore d'uso ancora amministrativo di questa preziosa 500. Documenti storici dall'Archivio Storico Comunale di Modena, Statuta Civitatis Mutine, Decircis Cavandis, rubrica prima. In questo documento si riafferma l'autorevolezza delle antiche prescrizioni riguardanti la manutenzione delle cerche, o cirche. Con questo termine si vogliono intendere corsi d'acqua diversi che circondavano la città fuori dalle mura. Un esempio è il canale della cerca, su cui ora scorre via della cerca in centro Modena. De Pontibus, Vis et Zappelli. Bellis Aptandis, rubrica seconda. Qui si sancisce che qualsiasi villa o distretto di Modena debba tenere efficienti vie, ponti e canali di scolo per favorire la circolazione di equestres e pedestres. Evidente la sollecitudine da parte della municipalità cittadina non solo per la decimazione delle acque ma anche per la manutenzione delle vie di comunicazione. Infine, nella rubrica 134 si ordina di scavare un ager nel territorio tra la via Emilia e Bastiglia. Gli statuti danno quindi prescrizioni precise per la costruzione di fossati argini per recimentare le acque delle nostre campagne. Negli statuti delle acque del 1575 sono state apportate aggiunte ed integrazioni tramite le addizioni. Vengono sanciti degli obblighi dove tutta la comunità doveva provvedere alla manutenzione dei ponti e delle strade principali. La viabilità minore invece doveva essere gestita a spesa dei frontisti, ovvero tutti i privati che utilizzavano queste strade come servizio diretto delle loro abitazioni o campi. Questo valeva anche per i corsi d'acqua. Vengono poi disposte le agerunsitule per la conservazione del secchia e i battifanghi, che erano dei vigilanti preposti alla manutenzione degli argini, come vediamo già nella lettera del duca di Ferrara Ercole I d'Este, che si raccomanda nel 1494 di eleggere dei battifanghi per la vigilanza sugli ageres, intesi come argini del situla, ovvero del secchia, affinché gli argini non si rompano per il maltempo causato di inondazione. Nel 1568 viene istituito un ufficiale delle strade, questa figura si occupava delle strade e dei ponti. Vi erano inoltre giudici alle vettovaglie, che erano molto importanti, si occupavano della selciatura delle strade e dell'inghiaratura lungo le cerche, controllavano l'efficienza dei pozzi e delle fontane, ed era loro compito far rispettare le norme di sicurezza e quelle igieniche. Nel 1601 viene istituita la magistratura delle acque, strade e colture dei campi. Nel 1754 viene istituito il magistrato di buon governo, fra le cui numerose competenze rientravano anche il controllo della sanità pubblica e della navigazione sulle vie d'acque del Ducato Estense. In seguito, con la restaurazione, il duca Francesco IV d'Austria-Est istituì l'ispettoria generale di acque, strade e ponti. Gli atti prodotti da questi uffici nella loro attività amministrativa sono ora conservati presso l'archivio di Stato di Modena. Nel Medioevo era indispensabile sfruttare l'energia dell'acqua per scopi industriali e, poiché i canali di palude erano insufficienti ad alimentare i mulini, fu necessario derivare acque dai fiumi Secchia e Panaro e scavare lunghi canali. Il Canal Grande, chiamato così per la sua portata d'acqua, prendeva l'acqua del Panaro poco sotto Vignola. L'ambiva Spilamberto e le terre di Castelnuovo e Portile passava per Vaciglio e da qui raggiungeva la città tra Porta Retecocca e Porta Saragozza, a San Pietro, sede di una delle prime comunità monastiche modenesi. A partire dal 966 è luogo di fede e cultura, racchiudendo preziose
opere d'arte. Anticamente all'abbazia apparteneva anche un mulino, detto di San Pietro. Questa palazzina è stata costruita dove si trovava l'antico mulino di San Pietro e sorge ai confini della zona che appartenne dal X secolo ai monaci benedettini. Furono proprio i benedettini di San Pietro a realizzare nel XII secolo il mulino detto della Songia o della Songia sul Canal Grande. I benedettini di San Pietro dal 1447 divennero proprietari del Canal Grande, che da quel momento si chiamerà Canale di San Pietro, e del mulino. Quando non si macinava, il mulino rivestiva la funzione di lavaggio delle fogne o spegnimento incendi. Il mulino sarà poi ceduto e l'edificio trasformato in filatoio e poi in ospizio per i poveri. Ora è di proprietà della provincia di Modena. La copertura generale del canale iniziò circa nel 1545, ma terminò agli inizi del 600. Tombato il canale, il corso Canal Grande diventerà così la strada più elegante di Modena. Il Canal Grande, dopo la sua tombatura, diventò l'arteria più prestigiosa di Modena. Tra i principali edifici ricordiamo il Palazzo del Principe Foresto d'Este, la Chiesa di Santa Maria delle Assi, la Casa di Ciro Menotti, il Palazzo di Giustizia e il Palazzo Santa Margherita, oggi sede della Biblioteca Delfini. Forse non tutti sanno che il grande commediografo Carlo Goldoni ha soggiornato per qualche tempo nella nostra città. Ecco la targa che ricorda questo suo soggiorno, collocata su un edificio storico di via Goldoni, laterale di Corso Canal Grande, nei pressi del Teatro Comunale. Tra gli edifici più ragguardevoli di Corso Canal Grande abbiamo infine anche la dimora di Ciro Menotti, patriota di origine carpigiana. Il balneare, nell'attuale Galmuratori, fu inaugurato nel 1882 sulla sponda destra del canale di San Pietro. Sarà poi sostituito dalla piscina comunale nel 1936. L'imboccatura del Naviglio era poco oltre il portone d'ingresso dell'Accademia Militare, cui giungeva da sud il Canal Chiaro, in cui erano già confluiti il Canal Grande e il Canale Modonella. Da ovest invece giungeva il Canale Cerca, a cui erano uniti il Canale Baggiovara e quello d'Abisso. Dopo questa confluenza il Naviglio passava per quello che oggi è Corso Vittorio Emanuele ed usciva dalla città attraverso la Porta Castello, situata all'altezza dell'odierno Palazzo Natale Bruni. Fuori da questa porta si trovava il Porto Vecchio. Da Assena e al Porto di Modena, dentro le mura, sull'attuale Corso Vittorio Emanuele II, entrata in funzione nel 1650, fu successivamente spostata al di fuori delle mura, finché nei primi anni del 1900 fu del tutto coperta con la costruzione della ferrovia. Piazza d'Assena nel Naviglio, presso il cavalca ferrovia di Via Mazzoni, vicino al Liceo Sigonio, sorge dove un tempo si trovava la Darsena dopo che fu spostata fuori dalle mura. Infatti il tratto cittadino del Naviglio fu chiuso nel 1858. I paroni erano i navigatori modenesi, infatti il termine parone significa padrone, in questo caso della barca. Il parone aveva l'obbligo di manovrare personalmente la barca. Tutti i paroni avevano un unico capo, il massaro. Il massaro aveva molte mansioni per mantenere l'amministrazione dei canali di Modena. Anche il famoso scrittore e commediografo Carlo Goldoni parla del nostro canale nella prima parte delle sue memorie del 1788. Descrive infatti un suo viaggio a bordo di un corriere modenese, ossia di un'imbarcazione non a scopo mercantile, e ne parla in modo meravigliato del lungo viaggio da Venezia a Modena lungo il nostro Naviglio. Nell'illustrazione successiva, conservato in archivio di Stato di Modena, lo splendido Bucintoro di Francesco III d'Este dal mappario Estense. Dalla Darsena, dell'attuale Corso Vittorio Emanuele, gli Estensi, infatti, sul Bucintoro potevano raggiungere, attraverso il Naviglio, il Mar Adriatico e la residenza estiva del Cataio sul Colle Euganei, Padova. Il corso d'acqua fu interrato tra il 1858 e il 1859. Alla fine del suo tragitto da Modena giunge una zona favorevole per i commerci grazie alla presenza di molti fiumi. In questo tragitto il Naviglio, denominato anche Canale delle Navi, era suddiviso in quattro tronchi navigabili, interrotti da sostegni a conca ubicati presso i Mulini Nuovi, Bastiglia, Buonporto e Albaredo. La costruzione della struttura di Buonporto fu voluta dal Duca Francesco III all'interno dell'ambizioso programma di rinnovamento dello Stato Estense. La sua funzione principale era agevolare la salita e discesa delle barche, risolvendo il nodo nevralgico dello sbocco del Panaro. In questa foto possiamo vedere la struttura a sostegno del Naviglio. Le fontane e pozzi pubblici elencati dagli statuti della comunità sono ben 39, ma solamente uno di questi è giunto fino a noi, ovvero la fontana d'abisso della Bessa. Il termine Bessa del latino medievale significa alveo di fiume o canale. Infatti dove ora c'è una via, un tempo c'era il canale d'abisso, che attraversava tutta la città, entrandovi da via Saragozza e confluendo nel canale della Cerca sotto il palazzo ducale. Nel maggio del 1946 la fontana d'abisso veniva ormai alimentata con l'acqua dell'acquedotto comunale perché priva d'acqua sorgiva. Successivamente fu coperta con la pavimentazione della piazza, lasciando in vista solo la ringhiera. La fonte è stata riscoperta e restaurata a seguito dei lavori di scavo e pavimentazione di Piazza Roma 2001.
Qualsiasi attività inquinante doveva mantenere una distanza di almeno 6 metri da fontane. Era anche vietato far abbeverare animali, infatti in città esistevano appositi abbeveratoi o gazzatoi pubblici. Verso la fine dell'Ottocento venne rilevato un alto contenuto batterico nelle acque delle fogne di Modena. Nel 1902, quindi, vennero presentate diverse proposte di rinnovamento dei canali all'amministrazione comunale, ma nessuna di queste proposte venne mai realizzata e Modena continuò ad utilizzare l'antica rete di canali. La costruzione della rete di acquedotti avvenne a stralci negli anni successivi, contribuendo alla soluzione dei problemi e, visto che i mulini erano attivati da motori a vapore e la navigazione venne sostituita dal trasporto su strada o dalla ferrovia, i canali vennero col passare del tempo dismessi. La costruzione dell'acquedotto modenese cominciò nel 1936 per concludersi nel 1939. La soluzione all'indovinello iniziale è la via Giardini, come era una volta e come è oggi. E questo è viale Jacopo Barozzi di una volta quando scorreva il canale e come ora una trafficata arteria cittadina. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto di studio che ci ha fatto riscoprire Modena come piccola Venezia.